Vediamo un po', che fa un rumore che non mi piace. Buongiorno ragazzi, bentornati su Officina del Pilota. Oggi finalmente cambiamo l'idroguida della mia Subaru. Erano mesi che aspettavamo sto pezzo, però eBay ha pensato bene di farlo sparire chissà dove. Finalmente è arrivato, sono con i ragazzi di Officina del Cubo che al momento... Eccolo lì! Bella! Siamo pronti e buona visione! Più rally così, più rally. Per metterla sui cavalletti abbiamo impiegato più di 40 minuti. Solo questo pezzo qui mi fa star male. Guarda quant'è, neanche un capello. Ragazzi, uso questo Svito, un lubrificante multifunzione, veramente ottimo per andare a pulire e sgrassare il supporto dell'idroguida. Funziona ragazzi, sgrassa bene, è bello pulito. Riassembliamo la pompa nuova sulla staffa che la tiene in sede e poi andiamo a mettere in macchina. Andiamo a rimettere il sensore di pressione della pompa che alza il minimo quando lo stesso va abbattuta o c'è troppo carico. Adesso andiamo a metterla in macchina. Per fissare la staffa abbiamo tre bulloni, uno lì dietro, bello nascosto, e due sotto. Ok, abbiamo messo il tubo dell'alta pressione, adesso rimetteremo la cinghia, andremo a regolare il tensionatore tramite questo bullone lungo e mettiamo l'olio nuovo e dovremmo esserci. Raga, sta pompa ha tardato ad arrivare, la macchina è stata 3 mesi ferma, quindi voglio riattivare i contatti dell'idroguida. Io utilizzo sempre Svitol, questo è un prodotto super professionale. Eccolo qua, gli diamo una bella spruzzatina. Ok. Sicuramente gli farà molto bene perché appunto essendo stata ferma in ambiente umido i contatti elettrici soffrono e questo è molto importante perché rileva la pressione della pompa sotto sforzo soprattutto quando si è abbattuta e evita che la macchina si spenga alzando un po' il minimo. Visto che ci siamo riattivo anche i pali della batteria. Utilizzo questo silicone lubrificante per plastiche per il coperchio della cinghia. Diciamo che ce n'è abbastanza per fare questo pezzo. Torna nuovo, bellissimo. Ok, ci siamo, andiamo a mettere la cinghia nuova dei servizi. Il Subaru ne ha due, in questo caso la nostra comprende idroguida, alternatore e pure già il banco. Andiamo a inserire. Ok, 12. Adesso il tenditore. Andiamo ad avvitare finché andiamo a sentire la tensione della cinghia. A posto, fatto. Riattacchiamo tutto, tutti i tubicini al loro posto.
Adesso diamo un'altra bella lubrificata per i contatti. Oggi sono peggio di Emilio per stare mani a cucchiaino. Ok, pausa pranzo, però Emilio, il professore non viene, eh? No, no, Emilio parla troppo. Spero che il proprietario di questa macchina non te la fai dire. Siamo pronti per cambiare l'olio motore, il filtro dell'olio e anche l'olio dell'idroguida. Non è che quest'olio abbia fatto chissà quanti chilometri, però mi sembra bello nero. Abbiamo messo quasi 5 litri, stiamo facendo il livello. Ci manca solo l'olio dell'idroguida, giusto? Yeah. Facciamo il livello dell'olio motore. Com'è? Perfetto. Tiziano? Tiziano? Tiziano, mi puoi saldare il buchino sullo scarico, per favore? Tanti di quei buchi che mi prendi. Di nuovo Professional Silicon per andare a impermeabilizzare e a lubrificare le plastiche. Plastiche come nuove, ragazzi. È cambiata la stamattina, ragazzi, sembra un altro motore, un'altra macchina. Vero. Sono usciti fuori i colori anche. Che bella che è. Qui bisogna riverniciare, guarda com'è conciato. Quando l'ho presa era perfetto. Poi vabbè, col tempo si è staccata la vernice. Siamo pronti, ci andiamo a fare un giro, va? Andiamo a fare un giro io, te e... lei? Ah, lui? Idroguida nuova, olio nuovo, filtro nuovo. Sarei un po' contenta, no? Smettiamo di fare questo rumore sinistro. Ma qua non lo sento, ma mi sembra che si sia attenuato. Sì, lo sento. Oh sì, l'obiettivo è questo, dovrebbe andare a sparire. Però un po' si è abbassato. Da
cosa potrebbe dipendere? Quando fa così di solito c'è l'aria nel sistema. Senti questo rumore? Miagola un po'. Bisogna ancora che si spurghi tutto l'impianto qui. E tu hai letto sulla procedura Subaru che ci vuole un po', ma bisogna camminarci per farlo spurgare? In teoria dice di fare tante volte da battuta a battuta e secondo me anche da fermo un po' in giro è meglio perché ha più carico. Lo sento pure quando va dritto proprio. Ma comunque è diminuito tantissimo. Sì? Diminuito da rispetto tutti là che aspettano la coppia. Pa. Com'è? Bella bella. Complimenti. Mi piace perché non è così potente, ma è molto cattiva. Ah, divertentissima. Che tipo di erogazione c'ha rispetto a una macchina con molti più cavalli, tipo una Evo? Beh, più corta. Subito pronta, diciamo. L'Evo devi stare sempre, poi dipende dal turbo che monti, diciamo più alto di giri per stare, cercare di stare sempre in un range ottimale. Questa, da quello che sento, è una mitraglietta. Ciao prof! Sì, è bella quando vai sulle montagne, sulle strade con i tornanti. Si sente tutta. Se la sfrutti in pista invece con un tracciato molto veloce, molto lungo, insomma con percorrenza veloce non è. Beh, non è però perfetta. Magari su una pista un po' più tecnica invece ti diverti tantissimo. Sì, sì. Sentito anche, vabbè, questo perché non l'hai guidato, ma il cambio del Subaru a me piace molto, molto corto, molto diretto. Sembra meno. Quindi a lei piace essere un po' maltrattata? Sì, è una ragazzaccia. Seguendo il manuale della Subaru, pare che l'idroguida debba essere completamente spurgata per far sì che questo rumore, questo miagolio, diciamo, questo così, si attenui completamente. Voi ne sapete qualcosa? Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è mai capitato, se pensate che sia normale questa cosa. Effettivamente, mettendola in moto, girando il volante più volte, anche facendo un piccolissimo giro qua di un minuto, si è attenuata, però ancora lo fa. È normale? Commentate qui sotto. Appena pronta facciamo un bel video completo, ragazzi, la proviamo su strada che è una vita che ve l'ho promesso, ma... Dobbiamo ancora montare i coperchi punterie e poi ci siamo, giusto? Sì, cambiare guarnizioni. Bene. Ragazzi, da Officine Cubo, massima professionalità, loro mi risolvono sempre i problemi. Seguite assolutamente il profilo Instagram Officine Cubo e qui i ragazzi fanno di tutto e di più, tipo personalizzazioni, customizzazioni, che fate? Che carichi artigianali, motori, prototipazioni 3D con le nostre stampanti. Prototipazioni 3D, ragazzi, cioè io non so neanche cosa sono, però io qua mi trovo bene, c'è una bella atmosfera. Ricordo ancora di seguire Officine Cubo su Instagram e poi ragazzi noi come al solito ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao! Ciao! Ehi, lo vedi? Vedi questo cerchietto qui sotto? Questo qui, questo bello rotondo con la Subaru con la faccia di Matteo. Clicca così ti puoi iscrivere.
Ciao.